dopo la sigla. Ah, dopo la sigla. E anche oggi siamo a Moviment, c'è David. Oh là là. Adesso la scheda tecnica. Nel momento in cui gli attori sono alla cama, sono io che sono un po' così. È una lunga gallina scavata di roccia. Granitaggio. Dicevo, benvenuti a Moviland, anche oggi stiamo facendo il progetto itinerari cinematografici con la nostra scuola, eccoci qua. E adesso, dopo che siamo stati a Pangea, ce ne andiamo all'Holmes Place. Di qua ragazzi, da questa parte. La professoressa Mora Marco, stiamo andando all'Hotel del Terreno. Fa paura. Molto. Vedremo. Ed eccoci alla Hollywood Tower. Questa volta abbiamo la professoressa Maura Amati, Lucas e David, e vedremo le loro facce durante la discesa. Come saranno? Strilleranno? Moriranno? Ma vediamo. A dopo. Alessia! E si sale, guarda. Il respiro comincia ad affannarsi. Partirà mai la Hollywood? Oggi Diabolik non funziona. Quelli sono un po' morti, però. Com'era? Quelli muoiono. Sì, sì. Ma sono già morti che non sentono più. Allora facciamo due impressioni del fino adesso. Allora voglio sapere da te la Aurora. Posso dire le parole? No. No, adesso no, però. Ho perso tutta la voce. Prendi la voce, sentite. Questo, allora, una volta questo sacchetto serviva per mettersela addosso, ecco, loro lo usano per mettere lo zaino. Ah no, sono indifferenziata a mobile. Come è andata fino adesso? Facciamo la Hollywood Tower? No, c'è sì, vabbè, non è che dava tanta sicurezza. No. Ah, non dava sicurezza? A me non mi ha... Cioè, esatto, faceva grrrr. Vabbè, ma dai, ma non succede niente. Marco, ma Diabolik... l'hanno chiusa per si te, esatto. Solo lui. A dopo. Adesso, vado. Via. Ed eccoci qua. E adesso siamo nel momento del terremoto. Allora, tutti fradici, ma non troppo, perché no, no, l'autista non è stato così invasivo, è stato moscio, diciamo, è andato così. Quindi siamo salvi e preservati. Io mi sono combattuto, non ce l'ho fatta. Ho detto no, vabbè, me lo compro. Ma procediamo. Adesso andiamo a Kit Superjet. Via. Allora, ragazzi, fatemi un commento su Kit Superjet. Paolo, ti è piaciuto? Molto bello. Ma magari dopo lo possiamo pure rifare. E adesso si va su Marte. Forza! Siete pronte per andare su Marte? Sono due passeggeri di alzare. Intanto com'è stata l'esperienza? Bellissimo, però era bellissimo. È giusto, eh? Sì, anche rinfrescante.
Esatto, anche qua adesso si sta abbastanza freschi, quelli. Anche troppo, 8 minuti ancora di frescura. Ricordiamo che questo è il progetto. Oddio, mo sono scordato. Itinerari cinematografici. Prima giornata. Come non si poteva fare come prima giornata? Dai, fino adesso le fate. Non sappiamo cosa succede. Non sappiamo se c'è o non c'è. Non si capisce. Non si capisce. Non lo sanno neanche gli operatori. Speriamo che sia chiuso. Vedremo. Ti faccio fare il Torino. Quello che spara i servizi. Allora, com'è questa esperienza? Molto bella, siamo tutti molto bella, sono molto tutti bella, bagnati, siamo sì, tutti bagnati. Senti questo accento. Accento brasiliano? Sì, sì. Facciamo vedere il profumo Brasilia. Con i penicotte di rosa. Questa è qualche cosa stupida. Vabbè, basta che sorridi, la stessa cosa. Succede, si sente a disagio. Che bello. Il capello biondo è molto brasiliano, effettivamente. Sì. È stata un'esperienza fino adesso molto bella, infatti il mio preferito è il cinema. Top del museo, ma... Vabbè, procediamo, ho sbagliato parte. Questi sono al quarto giro, quarto, quinto. Allucinante. Forza! Ma andiamo a vedere questo che si sbraccia, io mi chiedo, ma l'hai fatto questo gioco? Ovviamente sì. Ovviamente sì. Tremava con una foglia. Cosa c'era di fronte? C'era il lago. C'era il lago, ok, bello. Piscina. Andiamo. Sono reso conto che andava bene. Invece su questo tavolo sono venute un sacco di volte loro, sì sì. Certo, certo. Va bene, andiamo a procedere. Stai benissimo, bravo. Non conviene le battute, grazie. Lo facciamo un applauso. Ah, ecco, c'è anche che non dica. Your name? Christian. From where? From Finland. Oh, Finlandia! E come sei venuto fino a qua? Lasciamo perdere. Perfetto, è importantissimo. Io penso che dovrei fare un po' di tempo. Dovrei lasciarlo vedere, ti darò io il titolo. Senti, scusi di battergliela avanti sulla testa, tu che fai un quadro. Il timore è uguale. Dovrei semplicemente prendere questo e squadra fortissimo. Va bene? Prova? Ci si è? Perfetto, ok, ci siamo. Professionisti, perfetto. Vamo, tira il telo di proiezione. Tira il telo. Poi silenzio! Portato le medicine! Ovvio, io però non ho mai curato nessuno come te! Sono contento per gli altri! No, è che sei un vero incastro! Davvero? Sei un paziente, un paziente! Ecco l'acqua! Che non la volevo in faccia! Ehi, stop! Mi senti Cindy, come dai miei chiami? Prendi la lama e taglia il braccio alla signorina. Forse dovrei tagliare il tuo stipendio. Avanti, forza, non fare domande, è per un piccolo esperimento su un effetto speciale che sto conducendo. Sì, mi dai il devo fare anche una visita pediatrica. Vabbè, allora, con la taglia, ok? Tanto, vabbè, sì. Uno, due, tre, e... Molto bene. And as you can see, so fake! Sì, è tutto finito, diciamo, ok.
prendi, senti, senti, io vado per lavorare. I risultati? Sì, quello che ti fa. Guarda, io ti lascio questo così continui a pulirti la sorte. No, grazie a te. Francesca, penso sul... A casa! Durante! Fiume, un fiume! Un applauso a Francesca! Scusate, io ho preso... Adesso è da Trezzo sull'Arda. Che è un fiume. Bravo! Perfetto! Bravo. Perfetto. Ok, sei vestita, prego, prego, venite, venite. Allora, ragazza, venite qui, capite, Bobby e il coso di questo, no? Io vi vado a spiegare che cosa andremo a fare oggi. La scena che andrete a girare si chiama The Seminary, il seminario, e voi interpreterete la parte di tre suore che in un momento di goliardia, di giovialità, si prenderanno fortissimamente a cuscinate. Chiaro? Facciamo così. Ok. Mettiti in mezzo di Andy. Sistemare l'inquadratura. Sì, dobbiamo fare... Cuscinatelo! Picchiatelo! Picchia! 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 Ok. Insomma, è anche... Ora non faranno più wow, sarà tutto un vomito. Cerchiamo di riprendere Lucas e Mieri. Ma questa volta ci sono i nostri ragazzi a fare le controfigure. Sono il generale Podolsky, comandante di questo campo. Civili, ora siete nostri prigionieri. E per questo esigo il massimo rispetto. A quanto pare siete stati abbandonati da esercito americano. Ciò non mi sorprende. Che cosa abbiamo? Identico. George Aylan, Berretti Verdi, esercito degli Stati Uniti. Generale, abbiamo catturato il nemico. Ben fatto. Colonnello, tutto qui, suo esercito. Come vede, è già nelle nostre mani. Soldato, rinchiudi Rambo assieme a altri ostaggi. Maledizione, massa incapace! Non è così che mi ho addestrato! Soldati, fate presto! Ora dimostreremo che trattamento riserviamo a chi osa interferire con i nostri piani. Soldato! Portami quell'ostaggio! Vediamo chi può. Non è la nostra. Si fermi, generale! Prendami! Risolviamo la cosa tra soldati. Non coinvolga i civili! Colonnello, quanto... Ai nostri ostaggi, ai nostri attori, che hanno più entusiasmo di noi oggi. A
abbiamo Stefania da Verzano, Tommaso da Pesco, Marta, Angelica da Verzano. Allora ragazzi, avete dedicato tanta energia solo per voi tre, io mangio il nostro video fra Puccione. Faccio il video. E ora siamo arrivati ai nostri attori, con loro protagonisti, il generale Podolski. Allora direi che la prima giornata di itinerari cinematografici si è conclusa, siamo distrutti, siamo completamente spugnati, bagnati, è caldo, ci rimane da dire, e poi avete fatto i protagonisti in assoluto della, degli spettacoli, quindi un'unica cosa e poi ci vediamo domani, 1, 2, 3, sigla!